Sabato e domenica torna Vintage Import, però con una grandissima novità. Dopo 6 anni fortunati a Porto Antico in Piazza delle Feste, abbiamo accettato una grossa sfida da parte del municipio Primo Est, su suggerimento del nostro amico Simone Loncini e Paola Ravera, di spostarci per riqualificare un'area molto bella di Genova, ai più forse sconosciuta, ma in realtà ad oggi anche turisticamente frequentata e che ha un grossissimo potenziale, ovvero sia l'area della Nuova Darsena, cioè tutta la parte dietro il Galata Museo del Mare. Allora, noi abbiamo scoperto lì, quando non sapevamo di cosa si trattasse, fino a quando non abbiamo scoperto questa galleria di fine 800 meravigliosa, quindi veramente vintage, di proprietà di Duferco Energia, che gentilmente ci ha concesso lo spazio per la nostra mostra mercato e abbiamo accettato la sfida. Quindi Vintage Import diventa on the docks, sperando proprio che sia solo l'inizio, il principio, una prima edizione di una serie di appuntamenti in un'area che innanzitutto ha un potenziale enorme, perché è un area di magazzini e gli uffici, quindi non ha neanche quell'impatto così forte sulla residenzialità, sull'abitato. Gli spazi sono enormi, si possono fare raduni, feste, manifestazioni artistico-culturali di ogni genere, c'è una grossa disponibilità da parte degli esercenti della zona. Infatti noi abbiamo avuto il supporto anche del CIV Borgo di Pre, che sta cercando di riqualificare quell'area. Quindi questa è una sfida che siamo stati molto contenti di accettare, e anzi, proprio perché siamo on the docks, abbiamo trovato un tema ad hoc per questa edizione, ovvero sia cosa meglio della figura femminile mitologica della sirena, figura ancestrale della notte dei tempi, che vive il mare, quindi vive lì, c'è il Galata Museo del Mare, c'è il sottomarino, c'è il museo del cinema, c'è tutta una serie di rimandi vintage a una figura femminile, quindi lì tutto un percorso sulla figura della sirena fino a parlare poi della donna, la donna vintage, quindi da fine dell'Ottocento ai giorni nostri. Cosa troviamo? Troviamo espositori vintage, musica, il programma è ricchissimo. Il programma è ricchissimo, allora si inizia sabato alle 11.30 fino a mezzanotte e la domenica dalle 10.20. La mostra mercato sarà all'interno della galleria coperta, con espositori provenienti da tutta Italia, moda, accessori, design, modernariato e poi soprattutto tanti momenti di intrattenimento. Quindi sul piazzale antistante la galleria verrà allestito un palco, si parte infatti con le performance di Sofia Lamour, l'amor burlesque, che con noi dall'inizio della prima edizione, che appunto rappresenterà il suo laboratorio delle sirene, presenterà il suo libro, quindi momenti sia per adulti che anche per bimbi, con una maxi conchiglia con bolle di sapone, insomma dovete assolutamente venire a vedere di cosa si tratta, perché è molto scenografico. E la sera un momento di grande cultura, la compagnia dello Zircone di Biella allestirà uno spettacolo che si chiama Donna Faber, quindi sono felicissimi di venire finalmente a Genova a rappresentare uno spettacolo che tratta appunto la figura femminile nei testi musicali di Fabrizio De André. La domenica invece spazio agli appassionati di auto e moto d'epoca. Quindi non è solamente shopping, bere, mangiare, intrattenimento, avete fatto le cose in grande quest'anno? Ma in realtà il nostro progetto è proprio quello, noi siamo un'associazione culturale no profit che si occupa di vintage e che punta la riqualificazione di percorsi culturali, cioè di raccontare una storia attraverso oggetti, eventi, cultura, arte e spettacolo. Perché vintage secondo te? A parte che è un modo di essere, e poi perché in un'epoca come la nostra, dove comunque tutto è così volatile, cioè così una realtà così consumistica dove l'oggetto scappa, quello del passato invece acquista un valore, è un valore che porta appunto cultura e tradizione, quindi ad oggi anche per i più giovanissimi ha un significato. La nostra idea sarebbe quella che Genova e i suoi docks potessero diventare una città come quella a livello europeo, pensiamo a Londra, pensiamo a Marsiglia, pensiamo alle grosse capitali che sfruttano un potenziale enorme di mare, perché se storicamente si tratta appunto di magazzini alimentari, merceologici, di derrate importanti, c'è un indotto molto grosso per una città che noi vorremmo poter riutilizzare. Ci vediamo sabato 21 maggio dalle 11.30 nella galleria di via Carlo Imperiale dietro il Galata Museo del Mare. Vi aspettiamo.